Nel 1862 il nostro viaggio iniziò a Santiago de Cuba. Don Facundo Bacardi Masso ebbe l'ispirazione di creare il primo rum leggero del mondo. Il suo metodo produttivo fu rivoluzionario, selezionando uno specifico ceppo di lieviti e una melassa di alta qualità, distillando e filtrando più volte e invecchiando in botti di rovere carbonizzato. Il resto è un segreto della famiglia Bacardi. Doña Amalia, moglie di Don Facundo, creò il simbolo del rum, il pipistrello. L'idea le venne quando vide dei pipistrelli della frutta appesi nella distilleria. Simbolo di buona salute, fortuna e unità della famiglia, era nato così il rum del pipistrello. Negli anni nuovi cocktail sono diventati i preferiti dei fan. Il Bacardi Cuba Libre, l'originale Bacardi Daiquiri e l'autentico Bacardi Mojito hanno fatto prosperare il brand. Le instabilità politiche, i terremoti, il proibizionismo e persino le confische dei beni dell'azienda a Cuba non hanno fermato la famiglia Bacardi. Bacardi è diventata la prima multinazionale cubana. A più di 100 anni dalla sua fondazione, Bacardi ha realizzato la nuova sede su un'altra isola, le Bermuda. Ad oggi siamo la più grande società privata di alcolici al mondo, con un mercato di oltre 160 paesi. Siamo orgogliosi del nostro portfolio, che comprende rum Bacardi, martini, vermouth e spumanti, vodka Grey Goose, whisky scozzese Dewars, gin Bombay Sapphire e tequila Patron Ultra Premium, e più di 200 marchi ed etichette. Continuiamo ad essere parte della soluzione per l'approvvigionamento, produzione, imballaggio, efficienza produttiva e commercializzazione responsabile dei nostri prodotti. Questo nostro impegno per fare sempre la cosa giusta fa parte di ciò che siamo, secondo i nostri valori. Fiducia, passione, aver cura ed eccellenza. Dopo più di 150 anni, il nostro viaggio continua senza paura, come una famiglia e secondo mentalità del nostro fondatore. Salud alla famiglia Bacardi, all'azienda e al brand.